Fratelli rossoneri, amici di Radio YouTube, buongiorno, 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 buongiorno e buon anno a tutti amici, primo video del Rasta del 2020, sono quasi emozionato. Allora, come è andato il Capodanno ragazzi? Avete fatto minchiate? Siete divertiti senza esservi fatti ritirare la patente? Spero di sì ragazzi, con tutto il cuore, e spero che siate stati bene con le vostre famiglie. Spero che avete fatto delle belle feste, magari alcuni saranno ancora rincoglioniti che sono svegliati stamattina che c'era il mondo che praticamente gli girava intorno alla testa, immagino di sì. Io ero andato a mangiare al Giappo ieri con mia moglie e mia figlia, siamo anche divertiti, guarda. Mezzanotte e mezza eravamo a casa perché la bambina praticamente si è addormentata in braccio dopo un po'. Comunque bene, abbiamo mangiato molto 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 bene. Benissimo, torniamo a noi, cose importanti, ripartiamo da dove siamo, abbiamo terminato. Allora adesso... calcio mercato in fibrillazione. Allora, Ibra l'abbiamo preso, felicissimo, ok, felicissimo. Passata una settimana dalla batosta di Bergamo, quindi stiamo alleviando il dolore piano piano, piano piano, piano piano, perché ormai noi siamo dei pugili, siamo dei samurai, siamo, ok, ritorniamo sempre in piedi. Dunque, ho letto un po' di notizie di calcio mercato, vi do anche altri video dello zoccolo duro così. E in fibrillazione, allora quello che ho sempre detto, che noi adesso come adesso, visto che non abbiamo neanche le coppe quindi non è che ci serve una rosa di 50 giocatori per fare la Coppa Italia e finire questo benedetto campionato, che è soltanto da finire questo campionato qua, non pensate che andiamo a lottare contro l'Atalanta, la Lazio e la Roma, cioè ormai i tre posti lì per le due della Champions e quella dell'Europa League ormai sappiate, mettete in testa che sono andate, questa ormai la stagione è andata, bisogna però capire come ricostruire per l'anno prossimo, ci saranno anche gli europei e tutto. Allora, la prima cosa da fare, e vedo che si sta muovendo qualcosa, la nostra speranza è che Borini, che non ci serve un cazzo, vada via, che comunque è male peggiore perché non gioca, Rodriguez che vada via immediatamente, ho sentito parlare che dovrebbe arrivare Ghiglione, che non lo capisco, del Genoa, per fare il vice di Tio Hernandez. Non lo conosco, ma sicuramente meglio di Rodriguez è, anche perché comunque facciamo cassa con Rodriguez e mettiamo un po' di soldi in scarsella, come dicono qua, non in tasca, in scarsella, come dicono qua. Che sì, ha delle offerte anche lui, mi auguro che almeno abbia la dignità di prendere, andarsene via, di dire voglio essere ceduto, io qua non sto più bene, e comunque ci pigliamo anche dei soldi. Calabria purtroppo appena rinnovato, però vabbè, io spero che dopo l'ultima partita questo qua non li faccia mai più vedere il campo, neanche forse per lo sport, tranne i tornei quelli di Milano, quelli del CSI, così lì va bene, ma per il resto ragazzi, Calabria, io spero che non entri neanche più nessun 3-0, nessun 4-0, perché è un pericolo pubblico. Poi ho visto che ci sono degli interessamenti, addirittura anche ho letto da qualche parte, non mi ricordo, non so se era la WAP di FanFootball, dove non la trovate da me in descrizione perché non me ne frega un cazzo di averla. Çalhanoğlu praticamente ha avuto un'offerta del Leicester. Se ci buttano sul banco 20-25 milioni per Çalhanoğlu, non di meno ovviamente, perché i prezzi sono quelli anche per gli altri nei nostri confronti, non soltanto che noi quando andiamo a chiedere qualcuno ci sparano cose. Volete Çalhanoğlu? 25 milioni, almeno il prezzo che l'abbiamo pagato. Minimo 25 milioni. Io sinceramente Çalhanoğlu lo darei via al volo, perché comunque non è mai stato determinante in 3 anni, a parte un paio di partite. Troppo poco. Se già andiamo a recuperare i soldi di Çalhanoğlu che abbiamo investito, quei due coglioni di Mirabelli e Fassone che avevano preso, che comunque per me non era stata una scelta errata prendere Çalhanoğlu, comunque talentuoso, magari va da un'altra parte, che ne sappiamo che adesso fare un campionato della Madonna. Io sono convinto se va da un'altra parte lui, buon per lui, spero non in Italia ovviamente, che ne venga fuori da questo suo blocco psicologico che c'ha. Per me Milano è come un amore che non è mai scoccato, cioè Çalhanoğlu con noi è come con una ragazza che ti mette assieme ma non è mai scattata quella cosa lì di dire sono innamorato folle, cosa. Ecco, Çalhanoğlu è la stessa identica cosa. Poi ho sentito un'altra bomba addirittura che ha tirato lo zoccolo di Piontek, non so se sia vero o no, perché se l'hai da One Football sarà una cagata. Comunque Piontek addirittura la Fiorentina ha offerto 30 milioni, una roba di sto genere, 30 milioni. Se è vero, glielo porto io là, anche se c'è non c'è una plusvalenza perché l'abbiamo pagato 40, ma veramente se ci abbiamo la possibilità di recuperare i soldi con Piontek, che per me è un bidone allucinante, ha fatto quell'anno lì, che ne fai uno nella vita e poi non ne farai mai più, tutta la vita Piontek lo darei via. Cioè Piontek adesso è una cosa per noi irritante, abbiamo preso Ibra, tiriamoci su Leao, che lo vedo anche meglio con Ibra, perché se Cutrone
dovesse tornare alla Fiorentina, io veramente mi taglio le palle, perché mi girerebbero veramente i coglioni. Io Cutrone, sapete con che lo vedevo bene quest'anno? Con Ibra. Per me avrebbe fatto 30 gol. L'anno prossimo 30 magari no, ma 20 gol Cutrone insieme a Ibra in un campionato da titolare insieme a Ibra, con un 4, come piace a me, un 4-3-1-2, un 3-5-2, li avrebbe fatti, ve lo garantisco io. Infatti l'anno prossimo, se Cutrone non va bene, non vedo perché non possiamo riprenderlo noi, anche con un prestito. Vi farebbe schifo riprendere Cutrone. Alzi la mano destra che vuole Cutrone. Eccomi qua. Comunque, poi di cosa devo parlare? Pionte, ok. Suso, il grande Suso, il fenomeno Suso che vuole 6 milioni di euro, offerte per quella catapecchia di Suso, non ne stanno arrivando. Suso penso che a quella cifra lì, 30, 38 la clausola, 35, 38 milioni, quei soldi lì per Suso, che è una merda che cammina, non te li dà nessuno, perché Suso è una merda che cammina, è una merda che cammina. Comunque, apro chiusa parentesi, il 31 l'Inter, doppia seduta di allenamento ha fatto, invece i nostri mi sembra che devono ancora rientrare, se non sbaglio. Non mi ricordo, non ho sentito bene. Comunque è continuata pure la vacanza dei nostri fenomeni ancora, che non hanno deciso ancora di non rientrare a fare allenamenti, mi sembra. No, perché ho letto un commento che l'Inter ha fatto doppia seduta di allenamento e Milan ieri non si è allenato. Non so se iniziava a allenarsi da domani, forse. Comunque con gran calma, che non c'è fretta, perché tanto siamo avanti noi rispetto agli altri, vero? Va bene, comunque, non facciamo le polemiche già il primo dell'anno, dai. Todibo, ho sentito che la trattativa è in fase avanzata, mi auguro che Todibo veramente lo prenda al Milan, perché per me è una bestia dietro. A parte che adesso noi ci servono giocatori fisici, ma perché sugli angoli, a parte che ci serve uno che sappia battere calci d'angolo, primo. Cioè a sto punto proviamo a li farle battere a Benasser, che c'è un buon piede, perché Suso li tira a questa altezza qua. Ciapanoglu li tira addirittura a questa altezza qua, da pigliarlo veramente a schiaffoni. Le punizioni lasciamo perdere, Ciapanoglu, ci rendete conto che con noi non ha mai fatto un gol su punizione. Non ha mai fatto un cazzo di gol su punizione quella merda di Ciapanoglu. Suso sì, no, Suso ne ha fatto qualcuno su punizione, ne ha messo anche più di qualcuno. Ciapanoglu non ha mai segnato su punizione, una roba scandalosa. Se per questo ti dico, guarda, Milano non è la tua piazza, lascia perdere, vai dall'altra parte, ti vuole Leicester, dammi retta, vai a Leicester. Tanto anche addirittura è secondo o terzo in Premier, quindi vai pure a Leicester che ti fa una bella avventura in Inghilterra, magari risorgi anche, basta che te ne vai via anche te. Poi che c'è ancora? Beh, Castiglie offerte di certo non ne ha, a parte che è infortunato, mi sembra anche adesso, a parte che c'è una sfiga con un ragazzo lì che è la metà bassa, quando è arrivato con noi, quando arrivano da noi si fanno male tutti, ne succedono tutti i colori. C'è proprio una squadra ultimamente, un club che dà negatività e porta veramente scarogna. Speriamo che il 2020 cambi qualcosa, dai, che ho buone sensazioni, non dico che arriveremo in Europa League quest'anno, perché secondo me non ci arriviamo, però secondo me trarremo delle ottime conclusioni, perché anche chi è che ci verrà allenare, perché adesso bisogna, c'è un'altra cosa sul capitolo Pioli, tu non pensare che tu rimani con noi, cioè rimarrai con noi come traghettatore fino a fine anno, ma poi prendi e fai le valigie. Io sono curioso di vedere adesso chi prendiamo l'anno prossimo come allenatore, sono veramente curioso di vedere chi è che prendiamo come allenatore. Io vorrei ancora tutta la vita, io mi prenderei Spalletti, per ricominciare prenderei tutta la vita Spalletti. Parentesi, Carletto Ancelotti con l'Everton, 6 punti in 2 partite, grande Carlo, sono con te, cazzo. Allora qualcuno dice che è bollito, mica è bollito, bollito un cazzo Ancelotti. Io per la rinascita avrei ripreso Ancelotti più di Allegri addirittura. Comunque, anche Allegri mi sarebbe andato benissimo. Poi, altre notizie di mercato, cos'è che avevo letto ancora, Un altro che non riusciamo a piazzare, che vabbè, meno male che finalmente va in scadenza a giugno, è Biglia. Meno male che finalmente poi non ti vediamo più, meno male che finalmente non ti vedrò più neanche in panchina nei frenomi, veramente. Il giocatore più scarso che abbiamo preso della nostra storia, da pure giocato non so quante partite da titolare, e l'abbiamo anche strappagato. Meno male che andrà a fine anno, ci liberiamo anche di 4 milioni di euro di ingaggio, una roba di questo genere. Fortuna nostra che teneva via, perché non ti voglio più vedere in vita mia, non ti voglio più vedere. Calabria è venuto a rinnovarlo perché non volevamo perderlo a zero, ma secondo me con anche ci offriranno 7, 8, 10 milioni anche Calabria. Andrà via anche lui a fine anno, ce ne liberiamo. Ecco, il nostro obiettivo è veramente, poi con l'arrivo di Ibra, io mi auguro che Ibra vada un attimo dalla società e gli spieghi un attimino in che condizioni tecniche che siamo, perché Ibra lo vedrà che questi qua sono scarsi, uno forte tecnicamente come lui andrà dalla società e gli guarda che questi qua sono scarsi, devi dar via metà parte Teo, parte Caldara, Romagnoli, Bonaventura, Leao, che comunque tecnicamente è buono, anche se non lo vedo male con Ibra, cioè lo vedo bene sul campo, ma bisogna vedere come si comporta, perché senza fare il cazzone di quello là li tira un ceffone subito. Comunque bisogna un attimino vedere,
sperando che Ibra rimanga anche per il prossimo anno, perché mi auguro che rimanga, che dia anche delle dritte un attimo alla società di dire: guarda che questi qua sono veramente scarsi, bisogna un attimino rifare tante cose, lavorare veramente veramente tanto. Comunque, chi è d'accordo con Piontek che vada alla Fiorentina? Se ce lo chiedono, alzi la mano destra. Io, ditemi qua sotto la vostra, ragazzi. Continuiamo a iscriverci al canale YouTube, ragazzi, perché il 20.000 è lì vicino. Il 20.000 sono, adesso guarda, siamo, ne mancano una trentina più o meno per andare a fare il 18.9. Quindi ne mancano 1.130. Siamo 1.130 dal 20.000, ragazzi. Indi per cui, iscriviamoci al canale. Che non sei ancora iscritto? Guarda, basta un clic, 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 clic. Siamo tutti più buoni anche inizio anno. Campanella di aggiornamenti, prego. Clic, 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 clic. Ragazzi, un mega abbraccio da Rasta. Buon inizio d'anno a tutti, a voi e le vostre famiglie. Ciao. Ci sentiamo nel pomeriggio stasera che faccio un altro video. Adesso guardo Studio Sport, poi farò un altro video stasera. Ciao.